aggiungo un po' lui. Ecco, lui non si dice. Come ti è? Il defunto va tutelato e anche il parente. Con questo spirito la via dell'emiciclo, oggi all'Aquila, si è riempita di carri funebri per una singolare protesta. La Regione ha di fatto spogliato una norma dell'articolo 35 della legge 41 del 2012 che istituiva dei requisiti minimali per chi svolge attività funebre, come ad esempio la proprietà del mezzo. Deregolamentando il settore, secondo gli operatori presenti oggi in Regione, ne uscirà una giungla, con ovviamente una forte concorrenza sleale. Bisogna avere dei requisiti normativi di base che tutelino il dolente. Il signor Paolini, che non so come si chiama di nome, con questa leggerezza toglie ai dolenti delle sicurezze, e questo è incivile, perché l'Abruzzo dal dopoguerra è stata una delle regioni che ha normato, ha permesso, dopo tantissime battaglie, di riportare i morti a casa, di poter dare una civiltà a questo settore. Adesso noi che cosa ci troviamo? Ci troviamo che va a finire che il familiare si trova con il morto fai da te. Ma stiamo scherzando, questa è una cosa incivile.